un'estate al mare, voglia di fare niente. Amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Dove sono? Sono nell'Olimpo, insieme agli dei? No, sono sempre in pineta. Adesso vado al mare, forse vado al mare, vediamo. E allora ragazzi, notizie. Non è che ci sono grandi notizie, non che io mi sia più di tanto interessato, però non ci sono state grandi notizie, anche perché abbiamo perso la semifinale. Vincevamo 2-0, 10 contro 11, abbiamo perso. Vabbè, capita. Anche nelle migliori famiglie. Comunque, per quanto riguarda il discorso Manolas, avevo aperto lì il Milan, si interessa a Manolas, di qua, di là, di su, di giù. Alla fine si è infilato il Napoli, che probabilmente già si era infilato, ma io avevo detto che probabilmente andava la Juve. Quindi adesso tanti vogliono Manolas, perché a quella cifra, 36 milioni di euro, se c'è la possibilità di infilare qualche contropartita, la Roma sembra comunque bene accetta le contropartite, ma le vuole scegliere lei, giustamente. Tipo dal Napoli vuole Mertens, per dire. Altro pallino, Mertens, che invece vorrei al Milan. Infatti ho letto ieri un articolo che parlava proprio di quello. Quando io dicevo che io avrei preso Mertens e Muriel e avrei fatto l'attacco con i quattro, Pionte, Cutrone, Mertens e Muriel, e poi Andre Silva a darlo da qualche parte, secondo me è l'attacco ideale. C'hai scelta, c'hai qualità, c'hai tutto, e puoi far ruotare l'attacco avendo un grande allenatore, Jean Paul. Appena firmerà diventerà l'allenatore più forte dell'universo galattico scoperto. Ad oggi rimane un pirla, però vediamo se firma. Ancora non ha firmato. Salta tutto sto tempo per firmare. Si è liberato dalla ieri si è liberato. Quindi, essendosi liberato dalla Samp, non penso ci voglia ancora molto per ufficializzarlo. Però boh, stanno aspettando tutto sto tempo. Anche Sarri. Ma cosa sta aspettando la Juve? Sarri, no? Perché il Chelsea non l'ha ancora lì. Ma vai lì, ti metti d'accordo. Quant'è? 7 milioni. Dai, te ne do 5 e la chiudiamo. E la chiudi, cioè, boh, non lo so perché il Chelsea, la Juve sta aspettando tutto sto tempo. Non vorrei che, avendo la clausola che basta pagare questi 7 milioni, non è che ci sono grossi rischi. Ma cosa stanno aspettando? Boh, non lo so. Effettivamente anche il Chelsea sa perfettamente che la Juve ormai prende Sarri, quindi o si paga la clausola o cavoli loro. Però boh, vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda il Milan, ragazzi, sento dei nomi: Nicola Moro della Dinamo Zagabria. Vabbè, preferivo sentire i nomi tipo Manolas e Mertens. Vediamo l'anno prossimo, come vi dicevo, sarà un anno di transizione. Arriveremo a 10, 15, 20 punti dall'Inter, mentre l'anno scorso eravamo allo stesso livello. Infatti è stato così. L'anno prossimo, secondo me, arriveremo molto lontani dalle prime tre. Però noi dobbiamo stare molto attenti a quello che fa la Roma, come vi ho già detto. Quindi per quello mi interessa sta cosa di Manolas, perché secondo me lo devono sacrificare praticamente di sicuro, perché hanno bisogno di fare 40 milioni di plusvalenze. Sai, la Roma, a differenza dell'Inter, non fa la tratta di giovani illegalmente o sponsorizzazioni fittizie, quindi gli tocca fare plusvalenza, e Manolas ne vale 36, quindi già solo con Manolas dovrebbero aver coperto quel buco, più o meno. Poi gli manca 4 milioni, in qualche modo li trovano. Vediamo cosa fa la Roma. Secondo me la Roma è una delle poche squadre, lo so che adesso i miei amici romanisti si arrabbieranno, il mio amico Asso, eccetera, Valerio, eccetera, però è una delle poche squadre che è messa peggio di noi, Cioè, la Roma è messa peggio di noi, devono proprio ripartire da tutto, anche loro senza società, senza niente. Noi almeno abbiamo ufficializzato Zorro, Boban e Maldini. Sono contentissimo che la Roma ha preso Fonseca. Questo io lo dico perché a costo di essere smentito, ma gli allenatori stranieri in Italia non hanno mai fatto bene, più di tanto, tranne Mourinho, ma sappiamo che lì c'è stato un processo che ha rivoluzionato il campionato togliendo le squadre più forti, quindi non era neanche un campionato, era praticamente un'assegnazione. Che frecciatine che lancio all'Inter. E però di solito gli allenatori stranieri in Italia, forse Eriksen quando era la Lazio aveva vinto qualcosina, ma se no male, e in più fa un gioco
offensivo che secondo me per il campionato italiano non porta tanti punti, anzi porta meno. Magari fai anche delle belle vittorie, delle belle partite, ti diverti, ma a livello di punti non è molto gratificante. E infatti secondo me arriveranno dietro l'anno prossimo. Adesso vediamo come si evolverà il mercato, però la Roma è una di quelle, cioè mi preoccupa molto di più l'Atalanta e la Lazio, se devo essere sincero. Oggi è 16 giugno, oggi 16 giugno, vi dico così, poi sai, le cose cambiano. Va bene ragazzi, me ne vado, sto villaggio, la schiena, mamma mia, sono a pezzi ragazzi, ho fatto 3 partite, sono a pezzi. Comunque, sto villaggio ottimo per fare i tornei, in vacanza non ci verrei, è troppi spazi, fa chilometri, già sono stanco di fare i chilometri, in vacanza. Va bene ragazzi, vediamo, magari non lo chiudo così il video, magari adesso vi attaccherò un pezzo di qualcos'altro, vediamo, vediamo. Sono all'interno del ristorante qua, ristorante poi, per service. Comunque oggi faccio un video senza tagli, senza via, ve l'attacco così com'è ragazzi, oggi sono in vacanza, accontentatevi. Da domani ripartono i video normali nella navicella spaziale dello Zoccolo d'Oro. Quello non è un furgone come tanti mi dicono, è una navicella spaziale. Voglio chiudere il video parlando del capitano, quello vero, quello proprio che tutti vogliono, Mauro Icardi. Grande Mauro. No, a parte gli scherzi, quest'anno ci sarà poco da prendere in giro l'Inter, io ve lo dico, ci proverò perché è il mio divertimento preferito, ma quest'anno ci sarà poco da prenderli in giro, anzi sono molto preoccupato che possano vincere, infatti per quello sto guardando con attenzione cosa combinano Napoli e Juve. Napoli con Manolas fa un bel colpo, se prendono anche uno tra James Rodriguez e Lozano si gioca il titolo. Napoli lo sa, quest'anno vedi, ha un'altra opportunità per poter vincere il campionato, perché ancora hanno una squadra, se non vendono i big, molto forte. La Juve avrà un nuovo allenatore, quindi si deve riassestare. È vero che Sarri non è uno che scherza, però quest'anno secondo me un piccolo spazio per Napoli e Inter c'è per potersi infilare. Però stavo dicendo del capitano Mauro Icardi, no? Che sembra, ho sentito ieri vedendo il video di Hermes nerazzurro, che voglia fare causa di mobbing all'Inter. Quindi non solo non se ne andrà, e vedrete che quello non se ne va, non se va, quello ormai l'ha presa come ripicca nella sua testa, nella testa di Icardi, che poi sia giusto o sbagliato questo è un altro discorso, ma nella testa di Icardi l'Inter gli ha fatto un danno, l'ha umiliato perché gli ha tolto la fascia, gli ha fatto un danno d'immagine e gli ha fatto perdere la nazionale. Questo è nella testa di Mauro Icardi, non ho detto che è la realtà, ho detto nella testa di Mauro Icardi è così. Di conseguenza lui adesso ce l'ha proprio una ripicca contro l'Inter, non se ne va. Poi adesso che l'Inter sta per vincere, forse, speriamo di no, lui deve andare via? Non ci sta, lui non ci sta questo, lui vuole rimanere lì, ma non tanto per rimanere lì. Uno, perché vuole parlare col mister e dimostrare sul campo, perché secondo lui è il campo che deve parlare, giustamente. Due, perché farà un dispetto all'Inter e se ne andrà anche fra 2 anni a parametro zero. Cioè quando ci sono quelli che dicono guarda che Zhang non scherza, fa come Ramirez, ottiene 2 anni in tribuna, a lui non gliene frega niente, perché tanto lui non, ormai l'ha persa nazionale, quindi anche se fa 2 anni di tribuna non gliene frega niente, zero, totale. Lui si allena, tanto sta qua a Milano, sta a casa sua, non gli interessa, lui si fa anche 2 anni di tribuna, ma ormai l'ha presa come ripicca. L'unica cosa che io non ho capito è se l'Inter possa prendere Lukaku anche senza vendere Icardi. Questo, allora, partendo dal presupposto che mio amico Marco, lo conoscete, Marco Fanta l'ottimista, quello che fa le live con me, lui impazzisce, perché lui impazzisce per Lukaku, se va all'Inter sviene. Per me, vi dico la verità, tra Lukaku e Icardi è più forte Icardi. Per me. L'unica cosa che con Conte, Lukaku è un attaccante più adatto a Conte, e con Conte cambia tutto, ragazzi. Con Conte cambia tutto. Anche voi mi dite, l'anno scorso eravamo allo stesso livello, quest'anno siamo 10 punti dietro, minimo. Ragazzi, ma l'allenatore fa la differenza totale, perché ti mette a posto, vedi, ti manda anche 2 giocatori che secondo me possono essere dello stesso livello come Icardi e Lukaku,
che però cambiano completamente, perché non ti permette di fare casini, robe nello spogliatoio, perché comunque quando tu devi valutare una squadra non devi valutare solo il valore tecnico dei giocatori in campo, devi valutare anche la società che c'è dietro, i casini nello spogliatoio, quanti punti possono fare, quanto possono rendere. Quello fa tutta la differenza del mondo quando si arriva in un campionato di Serie A. Per quello vi dico che quest'anno, anche solo semplicemente con Conte al posto di Spalletti, nonostante Spalletti sia un buon allenatore, l'Inter farà almeno 10 punti più di noi, almeno. Speriamo di no. Vabbè ragazzi, vi saluto che il birba piange. Vado, ci vediamo domani. Come sempre iscrivetevi, mettete un bel like e alla prossima. Ciao belli!